Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giù di Muscoli a Vita. Nel video di oggi vi voglio parlare di che cos'è la dieta flessibile. Lo vedete in tutti i miei vlog o i miei food day of eating, io seguo un approccio alimentare che si chiama la dieta flessibile, if it fits your macros. Letteralmente in italiano sarebbe se rientra nei tuoi macronutrienti. Adesso voglio chiarire il tutto. Quando tu vai ad esempio da un nutrizionista oppure vai da un dietologo che ti dà una scheda alimentare, un piano alimentare da seguire con determinati cibi e determinati pesi per i vari cibi, voi state semplicemente automaticamente seguendo questa scheda senza veramente capire che cos'è che c'è sotto la scheda, per quale motivo questa scheda funziona. Oppure quando qualcuno vi dice: ah, sto seguendo questa nuova dieta, è una dieta a zero carboidrati, se anche tu elimini i carboidrati bruci i grassi perché i carboidrati ti fanno ingrassare. Allora, queste sono tutte concezioni errate e non vi fanno capire veramente qual è la radice di tutto ciò. Alla radice di tutto, degli schemi alimentari del dietologo, dei piani che magari vi danno in palestra per aumentare la massa o per bruciare i grassi, delle varie diete innovative del momento che possono essere la dieta liquida, la dieta paleo, la chetogenica, eccetera eccetera, alla base di tutto ciò ci sono due cose, e sono due cose scientifiche. Uno è il bilancio energetico, ovvero le calorie, e due sono i macronutrienti e i micronutrienti. I macronutrienti sono le proteine, i carboidrati e i grassi. Questi sono dei nutrienti di cui ne abbiamo bisogno in quantità relativamente maggiori, ovvero ne abbiamo bisogno in quantità di grammi. Abbiamo bisogno di un tot di grammi di proteine, carboidrati e grassi. I micronutrienti invece sono degli altri nutrienti, come i minerali e le vitamine di cui ha bisogno il nostro corpo per funzionare, e però ne abbiamo bisogno in relativamente quantità minori, ovvero in microgrammi o milligrammi. Per questo motivo micro e macro. Adesso, la composizione corporea, la composizione fisica, quanto grasso hai, quanta massa magra hai, quanto grasso bruci, quanta massa magra metti, eccetera eccetera, è controllato in primis dalle calorie. Ovvero, se tu, il tuo corpo è come una macchina, se tu esci, vai al lavoro, cammini, hai fatto una passeggiata, torni a casa, cucini, fai sport, eccetera eccetera, il tuo corpo sta in tutto questo bruciando alcune calorie. Queste calorie noi le prendiamo dal cibo, perché è il nostro carburante. Se tu dai al tuo corpo meno carburante di quanto ne ha bisogno, ovviamente gli stai dando meno energie di quanto ne richiede per portare avanti tutte le azioni quotidiane, e che cosa deve fare il tuo corpo? Prende l'energia necessaria dalle tue riserve di grasso. Se invece vuoi mettere su la massa muscolare, devi per forza di cose aumentare un pochino l'energia che stai dando al tuo corpo, perché il tuo corpo non riesce a sintetizzare la massa muscolare se non ha abbastanza energia in più, perché gli devi dare l'energia per permettergli di fare tutti i movimenti e le azioni quotidiane, in più gli devi dare un piccolo surplus calorico che gli permette al corpo di dire: grande, c'ho un po' più di energia, cosa faccio? Insieme a un allenamento, insieme a dei macronutrienti corretti, riesci quindi a sintetizzare i muscoli, a crescere muscolarmente. Quindi, in primis, le calorie sono padre di tutto. In secondo luogo, i macronutrienti, è stato provato dalla ricerca scientifica, che se tu segui un certo numero di macronutrienti al giorno, questo ti aiuta a ottimizzare la tua composizione corporea, e metti che se tu sei a dieta, con un'impostazione di macronutrienti corretti, ti aiuta a, anche se sei a dieta, mantenere la massa muscolare magra. Stessa cosa quando sei in un surplus calorico: se tu hai dei macronutrienti impostati correttamente per una fase di presa di massa, riuscirai a prendere soprattutto massa muscolare magra senza mettere su eccessivo grasso, e in più dovresti ottimizzare i tuoi allenamenti in palestra. Questi sono i macronutrienti. Quindi quando voi andate in palestra, vi danno una scheda, o andate dal dietologo e vi danno una scheda e vi dicono: ok, devi mangiare l'insalata, 50 grammi di pollo, 100 grammi di... Se voi fate tutti i calcoli, viene su che in tutta la scheda ci sono un tot di calorie in quella scheda e un tot di macronutrienti e un tot di micronutrienti. Se è fatta bene questo piano alimentare, voi automaticamente, senza sapere che cosa c'è sotto questo piano alimentare, ma solamente automaticamente seguendo il piano, state colpendo i macronutrienti, i micronutrienti e le calorie correttamente. E questo è quello che fanno la dieta, ad esempio la dieta chetogenica, o la dieta in cui elimini i carboidrati o elimini i grassi, elimini un gruppo di questi macronutrienti. Per quale motivo bruci grassi? Perché automaticamente questo piano ti sta facendo diminuire le calorie che consumi, e quindi stai bruciando grassi. Ma non è il fatto che hai eliminato i grassi in sé, è il fatto che eliminando i grassi hai quasi automaticamente diminuito le calorie che ingerisci, perché i grassi sono molto densi caloricamente. Ogni grammo di grasso ha 9 calorie, mentre ogni grammo di proteine e carboidrati ha 4 calorie. Eliminando i grassi stai bruciando grassi. Il problema con questi tipi di diete, ad esempio la dieta da bro, che sono sicuro che alcuni di voi seguono, la dieta da bro, si tratta specialmente di pollo, riso integrale, broccoli, eccetera, eccetera.
quello che fa, se tu calcoli una tua giornata in cui mangi pollo, riso, broccoli, eccetera, eccetera, esci fuori con delle calorie e dei macronutrienti. Se tu prendi quegli stessi macronutrienti, quelle stesse calorie, e invece di consumare riso integrale ti permetti di mangiare la pasta, invece di consumare il pollo puoi prendere una bistecca, eccetera, eccetera, vedrai che in termini di composizione corporea i risultati saranno uguali. Se tu colpisci gli stessi macronutrienti anche con diversi alimenti, la tua composizione corporea, il risultato finale, sarà assolutamente identico. E questo è quello che fa praticamente la dieta flessibile. Ti fa capire che la radice di tutto, il nocciolo di tutto, la base di tutto, le fondamenta sono i macronutrienti e le calorie. Per cui se tu controlli i macronutrienti che ingerisci, puoi controllare la tua composizione fisica. E questo ti permette non solo di seguire un piano rigido, ah sì, adesso non posso permettermi di sgarrare o di la dieta flessibile, ti permette di includere un gelatino di qua, un po' più di olio di qua, i cereali perché ti andavano voglia, capisci? Perché iniziate a capire ogni singolo tipo di cibo contiene un certo numero di macronutrienti, un certo numero di calorie che voi potete incorporare nella vostra dieta. Io, secondo me, ho provato anch'io la dieta da bro, ho fatto 2 anni di dieta da bro e andava bene. Diciamo che ho perso un po' di peso e stavo abbastanza bene, però era un sacco restrittiva. Ogni volta che uscivo con gli amici, non posso veramente mangiare i carboidrati, non posso fare questo. Ora con la dieta flessibile è diventato il mio stile di vita, è diventato facilissimo. Ottengo i risultati a livello di palestra e in più mi godo la vita. Se devo uscire, mi va al cinema, mi posso mangiare dei popcorn. Poi so che, vabbè, contengono anche, non solo i macronutrienti, conteneranno sicuramente meno micronutrienti, troppo sodio, eccetera, eccetera, ma nell'arco della giornata, se tu prendi in considerazione tutti questi fattori, lo puoi far funzionare. Ad esempio, la dieta flessibile non è che puoi uscire e mangiare, ah, adesso dato che ho capito che i macronutrienti contano tutto, mangio cereali a mattina, poi mi faccio una torta e poi mi faccio un gelato la sera perché tanto sono in deficit calorico e brucio grassi comunque, perché non è esattamente così, perché alla fine anche abbiamo bisogno di micronutrienti e questi micronutrienti è semplicemente per la salute, per non avere una carenza che ci potrebbe influenzare negativamente, quindi anche i micronutrienti sono importanti. Però se tu segui la dieta flessibile contando macronutrienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi, e in più includi certi tipi di cibi che ovviamente sono più ricchi in micronutrienti, verdura, frutta, banane, mele, carote, pomodori, provi a variare e a includere un po' di tutto nella tua dieta, ti vedrai che i risultati saranno gli stessi se non maggiori, perché riesci ad aderire a una dieta perché ti piace e non devi evitare, non devi eliminare nessun tipo di cibo. E in secondo luogo vedrai che è una cosa che riesci a fare facilmente, che riesci a seguire per il resto della tua vita e ti cambierà semplicemente la vita. Invece di essere uno stile di vita che adotti assi, broccolo, pollo, riso integrale, che magari ce la fai per 2 anni e poi diventi pazzo, questa è una cosa che puoi continuare a mantenere per il resto della vita. Capisci veramente che cos'è alla base di tutto, macronutrienti e calorie, e questa è la dieta flessibile: mangiare tutto, includere tutto, non eliminare certi tipi di cibi, ma non è una dieta esclusiva come tutte le altre, è una dieta inclusiva. Capisci cosa ti serve? Prendi, metti, ho voglia di gelato oggi e ti fai un gelatino. Non è un problema, non morirai mica se ti fai un gelatino oggi. Basta che negli altri pasti sei sicuro di colpire macronutrienti e micronutrienti e che nell'arco della settimana, perché puoi vederlo nell'arco della giornata, ma alla fine è nell'arco della settimana, se tu hai colpito i numeri che dovevi colpire, variando anche, includendo frutta, verdura, eccetera, noterai che i progressi sono uguali, ti sentirai benissimo e praticamente non starai a dieta. Questa è la dieta flessibile. Qualsiasi cosa, se vuoi calcolare i tuoi macronutrienti, link qua sotto per farlo, puoi calcolarli con il mio calcolatore gratuito, puoi anche scrivermi e chiedermi qualsiasi cosa, commenti o in direct, quello che ti pare, se vuoi una spiegazione un pochino migliore, puoi anche scaricare una guida su come impostare tutta la tua dieta cliccando il link sempre in descrizione. Detto questo, se ti è piaciuto questo video e vuoi altro video come questo, iscriviti al canale, buttaci un like. Non ti dimenticare di condividere con i tuoi amici, perché questa è la verità: macronutrienti e calorie sono la base di tutto e per sentirti bene, per stare in salute, anche i micronutrienti. Se tu impari questa cosa non avrai mai più bisogno di pagare nessuno per farti su uno schema alimentare, non avrai mai più bisogno di andare dal dietologo, a meno che non stai male, ovviamente, e non avrai mai bisogno di spendere più soldi o di imparare di più o di passare da questa dieta innovativa a quest'altra, o non verrai mai fregato da questa pillola che brucia grassi o questa, perché sai esattamente controllare la tua composizione fisica, perché capisci cosa c'è alla base di tutto. Ti ringrazio ancora una volta, lasciaci un like e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao.